Cari amici, nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, il periodo di 1000 anni è quello che intercorre tra le due resurrezioni, quella dei giusti al ritorno di Cristo e quella degli ingiusti. Leggiamo Apocalisse capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 6. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni, finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Per capire il significato di questi 1000 anni, noi dobbiamo leggere il capitolo 19 e il capitolo 20. Capitolo 19 parla del trionfo del ritorno di Gesù Cristo, ne aveva già parlato l'Apocalisse nel capitolo 14, al versetto 14, ma qui è l'apoteosi, dove è descritto la gioia e il trionfo dei cieli e avvengono le nozze dell'agnello mistiche con la sua Chiesa e l'incontro della Chiesa militante con Cristo e che viene trasformata in Chiesa trionfante. Quindi, per capire il significato di questi 1000 anni, bisogna leggere il capitolo 19 e il capitolo 20 dell'Apocalisse. Resta chiaro che questi 1000 anni, la parola millennio non esiste nell'Apocalisse, però viene dal latino mille annus, millennio, 1000 anni. Resta chiaro che questi 1000 anni in cui i giusti regneranno con Cristo non verranno trascorsi sulla terra, ma in cielo. Ripeto, non verranno trascorsi sulla terra, ma in cielo. La terra desolata sarà solamente abitata da Satana e dai suoi demoni, ma non vi sarà vita organizzata come c'è adesso.
Come dobbiamo intendere il versetto 1? Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Certo, si tratta di legami simbolici. Il diavolo viene isolato, viene incatenato, per così dire, con catene di circostanza. Cosa vuole dire? Lo vedremo. La terra sarà desolata e la parola abisso, che viene qui usata al capitolo 20, la stessa parola. In Genesi capitolo 1, quando la terra non era stata ancora formata. Quindi Satana e i demoni vivono in questo ambiente per 1000 anni. Leggiamo un profeta dell'Antico Testamento, Geremia, che descrive lo stato della terra in quel tempo. Capitolo 4 di Geremia, dal versetto 23 al versetto 26. Io guardo la terra ed ecco è desolata e deserta, i cieli sono senza luce. Guardo i monti ed ecco tremano, tutti i colli sono agitati. Guardo ed ecco non c'è uomo, tutti gli uccelli del cielo sono volati via. Guardo ed ecco il Carmelo è un deserto, tutte le sue città sono abbattute davanti al Signore. Ecco il quadro che viene tracciato dal profeta Geremia. Quindi sia ben chiaro che i 1000 anni descritti in Apocalisse 20 vengono trascorsi in cielo da Cristo e dai redenti con gli angeli, non sulla terra. Attenzione, nessuna età dell'oro, di pace e di concordia tra i popoli, secondo la credenza di molti cristiani, in cui tutti si convertiranno. No, non è scritto così. E perché affermiamo questo? Stiamo ai fatti e seguitemi per alcuni momenti. Attenzione, al momento del ritorno di Cristo, i giusti viventi e quelli resuscitati sono trasformati e rapiti in cielo, come abbiamo letto diverse volte. Rileggiamo Prima Tessalonicesi capitolo 4 dal versetto 15 al versetto 17. Perché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremmo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Allora, i giusti viventi vengono trasformati con un corpo immortale, i giusti resuscitati anch'essi con un corpo immortale vengono trasformati e rapiti in cielo, rapiti in cielo.
I malvagi viventi moriranno, uccisi dalla gloria di Dio, mentre i malvagi defunti resteranno nelle loro tombe, destinati appunto alla seconda resurrezione, che come abbiamo letto avverrà alla fine del millennio, alla fine dei 1000 anni. Quindi sulla terra non rimarrà nessuno, salvo, salvo Satana e i suoi demoni, che saranno per così dire imprigionati dalle circostanze perché non ci sarà nessuno da tentare. I morti giusti risuscitati con i giusti viventi sono nel cielo. I morti, i defunti, i malvagi resteranno nelle loro tombe, destinati alla seconda resurrezione. Dopo 1000 anni, sulla terra non c'è nessuno. I giusti e gli angeli e Gesù sono nel cielo. Che cosa faranno nel cielo durante questi 1000 anni? Ecco, ci sarà la preparazione del grande giudizio. E diciamo la seconda fase, lo vedremo un'altra volta, la seconda fase del grande giudizio finale, il giudizio universale. Che cosa avverrà in cielo durante il millennio? Ripeto, Cristo, re e giudice, assistito dagli eletti e dagli angeli, giudica gli empi e gli angeli caduti. E infatti c'è scritto Apocalisse 20, rileggiamo. Giova ripetere, poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo quei 1000 anni. Versetto 12. I morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Quindi una grande opera di giudizio avverrà durante questi 1000 anni. Pensate al privilegio dei redenti che saranno associati agli angeli con Cristo e giudicheranno gli empi. Infatti noi abbiamo una traccia di quanto stiamo dicendo nella Prima Corinzi capitolo 6, però vorrei leggere il versetto 13 anche di Apocalisse 20 che dice: il mare restituì i morti che erano in esso e la morte e l'Ades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati secondo le loro opere. Ecco come insiste la Bibbia: ognuno viene giudicato secondo le proprie opere. Ho detto prima Corinzi capitolo 6, versetto 2 e versetto 3. Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Quindi l'Apostolo si riferisce al tempo in cui i santi, i redenti nel cielo, contribuiranno a giudicare i malvagi. Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? A che cosa voleva alludere l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo era un grande comunicatore,
un grande fondatore di chiese cristiane, e in ogni comunità, in ogni chiesa vi sono dei problemi. E c'erano di quelli che volevano portare questi problemi davanti alle autorità romane. Era una sciocchezza. E allora l'Apostolo diceva: perché noi che diciamo dovremo un giorno giudicare i malvagi con gli angeli insieme a Cristo e che non siamo capaci di giudicare delle cose minime di questa vita? E prosegue al versetto 3. Non sapete voi che giudicheremo gli angeli, certo gli angeli caduti, quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? È una cosa normalissima. Allora, quali saranno gli eventi alla fine del millennio? Gli eventi post-millennio? Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Cristo e gli eletti scendono sulla terra con la nuova Gerusalemme. Zaccaria, capitolo 14. Il versetto 3 e il versetto 4. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente. E il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. E la nuova Gerusalemme scenderà sulla terra con gli eletti. Apocalisse capitolo 21. Il versetto 2: vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Una bellissima immagine che fa vedere il trionfo. E allora avverrà la seconda resurrezione. La resurrezione degli empi. Vogliamo leggere prima Giovanni capitolo 5, versetto 29, seconda parte. 5:29, seconda parte. Quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Allora, alla fine del millennio, avviene la resurrezione dei malvagi, ma nessuna conversione, altro che conversione. Capitolo 20 dell'Apocalisse, il versetto 5, la prima parte. Gli altri morti, cioè i malvagi, non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima resurrezione. L'altra, la seconda resurrezione, è quella dei malvagi, chiamata seconda resurrezione per distinguerla dalla prima. Ecco. Allora in quel momento Satana viene sciolto dai suoi legami, cioè Satana di nuovo parte all'attacco, l'intenzione ce l'ha di assalire la nuova Gerusalemme e di prendere il possesso, prendere il potere. Cari amici, non dimentichiamo che la brama del possesso del potere è quello che ha perduto Lucifero e che perde miliardi di uomini, disgraziatamente anche uomini e donne dichiaratamente cristiani. La brama del potere. No, no, non tanto le ricchezze, quelle vengono dopo, ma il potere. Dominare sui corpi, sulle menti, obbligare le persone a fare quello che uno vuole.
Satana è sciolto e con gli empi resuscitati assale la nuova Gerusalemme. Apocalisse 20, Apocalisse 20, il versetto da 7 a 9. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia e il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città diletta, cioè Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Un fuoco scese dal cielo e le divorò. Versetto 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Versetto 14 e 15. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 21:8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Guardate che la Bibbia parla di morte seconda, cioè di distruzione. Non parla di tormenti eterni. No, anche se qualcuno dà ai testi che abbiamo letto una interpretazione molto discutibile. Malachia capitolo 4, il versetto 1 e il versetto 2. Poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo, ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete come vitelli fate uscire dalla stalla. Ecco, il profeta, antivedendo, ispirato da Dio, il giorno del giudizio, dice che i malvagi, radice e rami, la radice è Satana e i rami sono quelli che gli hanno dato retta, saranno bruciati come stoppia, mentre gli eletti avranno vita eterna. Non tormenti eterni, ma morte eterna. Vogliamo ascoltare voce che, quando parla di queste cose, sintetizza e spiega molto bene il significato della Bibbia. Dice l'espressione nei secoli dei secoli non deve farci pensare ai tormenti eterni. Essa ha un valore assoluto nei passi in cui è usata in rapporto con Dio, l'essere eterno. Quando si tratta di creature periture, significa durata indeterminata e indica il carattere definitivo e irreparabile dell'atto al quale si riferisce. In tal modo la radice stessa del male sarà estirpata.
Dopo la distruzione degli empi, la terra sarà restaurata nella sua edenica bellezza. L'Apostolo Pietro infatti dice, secondo l'Epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 10 e versetto 13, il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Apocalisse capitolo 21, versetto 1 dice infatti: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. Ma vorrei citare un altro autore, concludendo, Angelo Manuel Rodriguez, il quale, parlando della fine del peccato, parlando della fine del dramma del male, dice quanto segue: la speranza biblica avvolge l'universo intero e anticipa il momento in cui la riconciliazione ottenuta mediante il sangue dell'agnello raggiungerà dimensioni assolute. Ciò avverrà al termine del millennio, quando ai malvagi verrà restituita la vita e Satana si preparerà a combattere Dio con un ultimo disperato sforzo per conquistare quella supremazia da sempre anelata. Ma sarà esattamente alla fine di quella stagione, quando tutti i dubbi saranno stati risolti con gran soddisfazione dei redenti, che i nemici di Dio saranno messi di fronte al registro che annota il loro peccato e la loro ribellione. Le conclusioni alle quali saranno giunti gli appartenenti alla famiglia che si trova nei cieli coincideranno con quelle raggiunte dalle forze del male sulla terra. Davanti al trono di Dio, la sua giustizia e il suo amore saranno pubblicamente riconosciuti da tutte le parti coinvolte, compresi Satana, i suoi angeli e i perduti, i quali ammetteranno spontaneamente di avere combattuto per una causa sbagliata. Tutti confesseranno la giustizia del Signore, riconosceranno la signoria di Cristo e accetteranno la sentenza divina pronunciata ai loro danni dal giusto, Filippesi 2, 9, 11, rendendosi conto dunque che meritano la morte. Sarà questo il verdetto cui giungerà il popolo di Dio durante il giudizio del millennio. L'universo intero si ritroverà finalmente in perfetto accordo e le forze del male saranno annientate. In quel momento nel cosmo verrà spazzato via ogni dubbio possibile riguardante la giustizia e l'amore di Dio, e ogni creatura dotata di intelligenza si unirà nel rendere gloria a Dio. E adesso l'autore cita Elena White: le prove contro i perduti saranno talmente schiaccianti che perfino Lucifero si rende conto che la sua ribellione lo ha squalificato per il regno di Dio. Egli ha impiegato tutte le sue facoltà
per schierarsi contro Dio. Perciò la purezza, la pace e l'armonia del cielo rappresenterebbero per lui una grande tortura. Le sue accuse contro la misericordia e la giustizia dell'Eterno sono ormai prive di effetto. La condanna che cercava di fare ricadere su Dio si ritorce contro di lui. Finalmente si inchina e riconosce la giustizia della sentenza che lo riguarda. Di fronte ai fatti di questo grande conflitto, fedeli e ribelli dichiarano insieme: giuste e veraci sono le tue vie, o re delle nazioni. Apocalisse 15:3. Sarà la fine del peccato. Un atto giuridico perfetto stabilisce che Satana e i malvagi avevano torto e avevano torto sul serio. La giustizia regnerà, l'ingiustizia sarà finalmente punita. Che Dio ci aiuti ad accettare queste conclusioni della parola di Dio, che Dio ci aiuti a capire che se il Signore non interviene subito a punire il male come vorrebbero la maggioranza dei credenti, lo fa per dei motivi seri, egli vuole provare tutto. Sarà un atto giuridico, sarà una sentenza motivata. Coloro che si presenteranno all'appello con l'avvocato, l'avvocato che hanno scelto su questa terra, Gesù Cristo, saranno salvati. Coloro che hanno deriso Gesù Cristo e lo hanno crocifisso nuovamente con una vita di rifiuto agli insegnamenti della parola di Dio, che hanno rifiutato di ascoltare i richiami continui del Signore, ebbene quelli saranno condannati. Gioia eterna ed estinzione eterna. Gioia eterna per i redenti e vita eterna, morte eterna per coloro che non hanno scelto la vita. Il Signore ci aiuti, cari amici, a scegliere ora la vita e la vita eterna in Cristo. Amen.